del falpipì del musellaco del pahala tala del pahala cusino del gira lui che si orlego lo porto un poco e ha teucutro la pipa al vista mia pahala che la magalina ho perso che non verso la fatre del gif. Pede mia, una meccia de mestir de fa, el pipì de smulzer e la acqua de fajà, l'astalo de spajà e la cusino de sgurà. Lui, che il signor Leco la porta un poco, reja te contro la pipa, al vista mio pajà de che la megalina, ho ta perso che non verso la fatre de ngiuf. Buonasera a tutti, grazie a tutti i presenti, a parte qualcuno, poi ci conosciamo bene tutti, parenti, amici. Io sono emozionato, non so voi. Loro no. Voi no. Sì, no, loro. No, voi inteso voi, non inteso voi loro. Anche perché abbiamo qua gente che è venuta da Isola di Dovarese, gli dicevo prima che io non so se sarei andato fin là per sentire un gruppo come questo. Niente, poi ci sono due bregoli e quindi penso che questo già basti venire in questa serata, tre perché c'è anche il Siro, mi dice, vabbè, però anche sua sorella, però loro non c'entrano, però loro non c'entrano con la musica. Abbiamo la storia del folk revival bresciano con Guido, Marisa, poi c'è Madonna, è una folla. Yeah. Lo sai cosa volevo dire, ma non mi ricordo. Bruno e l'emozione com'è? Come ti chiami? Che non mi ricordo. Marina, Bruno e Marina, mi sono dimenticato il tuo nome, Marina. Chiuso. Dopo 30 anni o 40 che te conosco, non so cosa farci. Niente, quindi io sono abbastanza emozionato, sinceramente. Ci sono i parenti, gli amici e tutto. Dovrei fare due, innanzitutto ringrazio Enrica e per tramite suo voglio ringraziare anche il comune. Di solito non sono uno di quelli che ringrazia tanto le istituzioni, però in questo caso penso che valga proprio la pena, sia perché tiene in piedi e ci ha creduto e continua ad andare avanti con una biblioteca come questa, che vi assicuro che è qualcosa di eccezionale. Ciao Michela. Perché vorrei ringraziare proprio quelli che lavorano in questa biblioteca e sono tutti volontari, Ale, Marco, Valentina, che sono dipendenti, diciamo, che lavorano qua, e poi ci sono un sacco di volontari. Io vi consiglio di passare in questa biblioteca perché è veramente un patrimonio, se non dell'umanità, almeno della comunità qua, insomma, nel senso che c'è tanta di quella gente, qua ci sono corsi di filosofia e di cucito, ci sono i bambini che giocano, ci sono quelli con i capelli grigi, non solo la sera, anche durante il giorno, quindi vi consiglio di venire. Poi vorrei ringraziare sicuramente Franco Ghigini e Paolo Vinati, perché mi hanno fornito il materiale, mi hanno fatto consulenza su questo. Vi premetto che parlerò per 7-8 minuti, ho cronometrato prima, quindi dopo... E Paolo Vinati, che sono due ricercatori triumplini molto, molto bravi, che mi hanno dato una mano con le foto, con la ricerca, eccetera. E vorrei ricordarvi anche i prossimi appuntamenti con loro, che sono secondo me delle cose molto importanti. Abbiamo qua anche Michela Capra, che è la conservatrice del Museo Bergomi, giusto? Bisogna dirgli giusti i nomi. Niente. Poi abbiamo ancora qualcuno da ringraziare. Ah, Valentino, che ci ha dato alcuni disegni. Massussi, il cognato di Pietro, Roberto Massussi, per i... Piero, scusa. Sono emozionato. Mi dispiace, quel mio che dice. Vabbè, e poi
Io ringrazio la famiglia Bregoli, non solo Angelo Burro qui presente e Floriano, a cui va un grande applauso, ma voglio ringraziare tutta la famiglia per quello che ha saputo conservare e tramandare. Allora, noi siamo, il nostro nome si chiama Hofu Kartoffel, che vuol dire Afa e Afa, ma che però non ha lo stesso significato in dialetto, e se volete poi ve lo spiegherò più tardi. Dura 30 minuti, devo mettere anche gli occhiali. Allora, noi facciamo musica da 30 anni, siamo più o meno 30 anni assieme, è un matrimonio burrascoso. Penso, ecco, per la prima volta e penso per l'ultima voglio ringraziare i miei amici perché mi hanno sopportato durante tutto questo periodo. No, difatti sto mia bene. Te mi mai ringraziato, però niente. Allora, noi da 30 anni seguiamo la musica, facciamo ricerche e suoniamo musica popolare, non solo della Valtrompia, con lo spettacolo di stasera e col disco che vogliamo proporvi. Ciao Florio. E col disco che vogliamo proporvi. Vogliamo parlare di musica popolare, però noi per popolare non intendiamo la musica di un popolo inteso come etnia in un senso preciso, quindi non il popolo triumplino, non il popolo lombardo, perché sono cose che secondo me lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo intenzione di utilizzare e di interpretare questa musica in senso del popolo inteso in senso economico, i Poarec, i Pordiaoi e i Porcristi. Quindi racconteremo, e abbiamo scelto dal repertorio Bregoli tutta una serie di canzoni e di musiche che rappresentano l'immaginario, il lavoro, il matrimonio, l'amore e, come dice il titolo, la guerra, l'emigrazione, il lavoro, l'amore e la guerra, appunto, come dicevamo. Ecco, anche perché qua vorrei fare una citazione colta sul fatto dai Dill. Il grande poeta irlandese Yeats diceva che non è mai esistito quel tempo felice in cui i poveri erano pittoreschi. Questo è il giorno della felicità. Mio padre, che ha girato tutta Europa, Francia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Russia, con lo zainetto e col fucile a spalla, me la traduceva sempre dicendo: i poveri nacquono che c'è del cul. Perché hanno sempre qualcosa che gli dà fastidio. Quindi già il discorso per noi è molto mirato su alcune cose. Allora, per noi i Bregoli hanno rappresentato, no, è vero che vi sto incensando tanto, ma lo meritate, insomma. Per noi hanno rappresentato il blues della Valtrompia, nel senso che loro hanno un repertorio, e chiunque si è occupato di musica tradizionale in Valtrompia ha avuto modo di passare da loro. Hanno fatto un disco, è passata prima la copertina, hanno fatto un disco per la regione nel 74, c'è un altro CD della comunità montana che fa parte di tre CD sempre dedicato a loro, perché in effetti hanno mantenuto un repertorio che è gigantesco. Non è solo loro, perché poi vedrete, insomma, sono canzoni che sono diffuse anche in tutta Europa e comunque sicuramente in Valtrompia, però loro hanno saputo, come abbiamo avuto modo di dire, gelosamente trattenere e generosamente donare, perché ogni volta che qualcuno andava a chiedere di fare una registrazione o qualcosa, loro non si sono mai tirati indietro davanti a un buon bicchiere di vino a casa di qualcuno o in un'osteria, si è sempre andate avanti. Ovviamente questo repertorio noi lo interpretiamo con la nostra sensibilità e con la nostra con strumenti diversi, eccetera. Quello che vogliamo cercare di mantenere vivo è quello spirito che animava quel tipo di situazioni e quel modo di cantare, perché tutti i popoli cantano, tutti i popoli usano la musica, a qualsiasi latitudine si esprimono le sensazioni, eccetera, sempre con la musica o con le danze, eccetera. Questa, diciamo, secondo me è una cosa magica, cioè, nel senso, se voi ci pensate, per esprimere la gioia, per esprimere il dolore, tutti hanno utilizzato il canto, eccetera. E anche qui faccio un'ultima citazione colta, Piero, scusa. Quindi,
Gustav Mahler diceva: la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. E questo andrebbe detto a tutti quelli che fissano a un certo punto la storia perché serve al presente e dicono: quella era la tradizione, quella era la tradizione. È sempre stato un qualcosa di mosso, di movimento. Loro hanno imparato le canzoni, le hanno suonate in una maniera diversa da quelli che l'avevano imparato, eccetera. Noi giochiamo un po' tutto su questa zona di frontiera, cioè cercando di mantenere questo spirito che animava questo approccio che hanno avuto tutti i musicisti popolari, cercando di mantenerlo anche noi, e lo manteniamo non solo nel disco, nella musica, ma anche con le fotografie che faremo vedere. E vabbè, la canzone che è appena stata fatta è La Pierina, che noi abbiamo avuto in 32 strofe tramite Bullo, da Premoli, che purtroppo non c'è più, ecco, che ci ha fornito queste 32 strofe trascritte da lui. È la storia della Pierina, che è la giovane ragazzina di bellezza in quantità, ed essendo ricca e bella, dagli amanti era amata e da tutti era stimata, la più bella della città, che promette il cuore a Bastianino. Solo che Bastianino deve andare a militare, e allora lei va con Costantino, al che Bastianino ritorna, la uccide, la squarta, gli toglie il cuore, lo fa cuocere e glielo fa mangiare a Costantino, e poi gli dice: vai nel prato della noce e troverai la verità. Chissà Vespa che trasmissioni avrebbe fatto. E per fortuna che non era straniero, tra altre cose. Niente, il suo cognato Roberto Massusi ha fatto un bel fumetto su questa storia, ed inoltre questa storia viene riportata tramite fogli volanti che ecco, Valentino adesso ce li fa vedere. Dai Valentino, bravo, ecco. I fogli volanti erano dei fogli tipo ciclostilati che venivano distribuiti nei mercati, nelle piazze, e venivano venduti, e chi li vendeva magari cantava la sua canzone e imparavano, quindi si imparava il testo e si imparava le canzoni a orecchio. E ci sono molti libri sui fogli volanti. Paolo Vinati con Lady ha fatto un libro molto bello che contiene molti, molti fogli volanti. Niente, per farlo curto adesso, il prossimo brano è Il Disertore, che è un brano che risale circa al 1840, sembra, perché parla di Ferdinando I, e parla di questo che parte soldato, che però a un certo punto decide di disertare. E secondo me è bellissimo questo testo, perché lui non diserta la bandiera, la patria, l'esercito, ma diserta la frontiera, che è quella situazione immaginaria. Se pensate alla prima guerra mondiale, Ponte Caffaro, Bagolino, si sparavano tra parenti e tra fratelli, e diserta. Noi vorremmo dedicarla a tutti quelli che sono contro la guerra, e vorremmo che quel passato che sia passato, invece ce lo troviamo. Purtroppo non sono solo cose del passato queste. Buon, aspetta che mi gonfia. Disertai, disertai la mia frontiera, e Ferdinando n'andò l'imperatore, imperatore che mia per sé perseguita. Dalle guardie ero inseguito, valli e monti di notte scavalcai, e di una sera mi addormentai e mi risvegliai, risvegliai in catena. Mani e piedi mi avevan legato, e alla prigione mi avevan trasportato, e
Il pretore mi ha dimandato, ma per qual mai fin sui prigionier? Ed io risposi francamente, che mi trovai nella foresta, e di un pensiero mi viene in testa, ma di non far mai più il soldato. Padre, ma perché tu sei morto? Cara madre, perché tu vivi ancora? Sol per vedere tuo figlio alla tortura condanna senza ragione. E voi tutti, amici e voi parenti, accompagnatemi col suono delle trombe, quando sarete sulla mia tomba suonerete pietà per me. Abbiamo aggiunto un brano, del 1500 di Mainero, che era un prete stregone, sempre perché a noi piacciono questi contrasti e tutte queste storie. Allora, i prossimi due brani sono due ballate. Allora, la prima è Il Signor Conte, che è diffusissima in tutta Europa, ce ne contano circa 700 versioni dalla Scandinavia ai Paesi Baschi, e narra la canzone di questa figlia del cavaliere che viene sposata dal conte. Lui la porta vicino al castello, gli dice: guarda il castello, ho già portato dentro 33 sposine. Allora lei mangia la foglia e dice: prestami la spada, gli taglia la testa. Per una volta un omicidio, facciamo anche fatica a dirlo perché non è abituale, è molto più abituale l'altro. Tra l'altro c'è una storia a Paspardo, del mago di Paspardo, che proprio racconta questa storia. L'hanno incisa per primi nel Folk Revival Guido e Marisa, in un disco ancora del Bis Galilei, mille anni fa praticamente. Il secondo è, abbiamo a questa canzone abbiamo aggiunto una reel perché ci sembrava che si inserisse nel contesto di conti, duchi, eccetera, quindi un ballo irlandese che si inserisse in quel contesto. L'altro brano che segue dopo invece è la canzone delle trasformazioni, anche questa è molto arcaica e parla di tutte le trasformazioni di questa donna che diventa una rosa, continua a trasformarsi, e lui, l'uomo, continua a trasformarsi fino a che si sposano. E anche queste sono storie che sono molto molto arcaiche, però diciamo musicate si trovano poche volte. Enrica ha avuto modo di ascoltarla e me l'ha detto. Va bene. Ah, tu con me. Scusate, ho cambiato tonalità, bisogna cambiare il volume. Buongiorno, signor Conte.
Signor Conte, il tel moer è il tel d'un inglese, della figlia di un cavalier. Signor Conte, il tel moer è il tel d'un inglese, della figlia di un cavalier. La sera la dimanda, mattina la sposò, e poi montò il cavallo e ver la Francia la meno. E poi montò il cavallo e ver la Francia la meno. L'han fa 300 passi, la bella la tra un sospiro. L'han fa 300 d'altri, la torna a sospirar. L'han fa 300 d'altri, la torna a sospirar. Rimira quel castello, stallo bene a rimirar. La 33 sposine me la denter qui portà. La 33 sposine me la denter qui portà. Mio caro signor Conte, din la vostra spada me, che voi tagliar una rama per far ombra al mio cavall. Che voi tagliar una rama per far ombra al mio cavall. Appena l'ebbe in mano di un colpo le vibrò, la testa del signor Conte la terra la cascò, la testa del signor Conte la terra la cascò. Va giù birbone, va giù ma in quel fossà, e i pesci e le carogne saranno padron di te, e i pesci e le carogne saranno padron di te.